Allora, partendo da Lucia, com'è stato ritornare con i tre pazzi? È stata una sorpresa perché non me l'aspettavo che accadesse. Quando mi ha telefonato Massimo Venier per dirmi: allora che dici, vuoi tornare a fare un film? Sono stata contentissima perché mi ero già trovata molto bene su Odio l'estate e poi, come ogni cosa, non è che pensi a adesso succederà ancora. Quindi è stata una vera sorpresa e ritrovarli è stato come dire, come se ci fossimo lasciati da poco perché poi. Anche stavamo proprio commentando che loro hanno questa caratteristica in fondo di essere estremamente accoglienti, ma non fintamente accoglienti, non ah, ciao, che bello rivederti. No, è proprio viene naturale. Giacomo organizza sempre una cena tutti insieme e c'è questo piacere. Ecco, quindi il piacere è assolutamente per me è stato grandissimo. Grandissimo anche perché rileggendo questa seconda sceneggiatura sono stata di nuovo colpita. Ho detto dai. Avevo avuto già prima il racconto telefonico di Massimo, ma insomma, sono stata proprio contenta. Per me invece com'è stato entrare in questo mondo? È stato sorprendente. Ho avuto quattro sorprese. Cioè, le prime tre sono loro tre, che sono dei personaggi assolutamente, dal punto di vista, diciamo, cinematografico, inimmaginabili, perché tu spesso hai a che fare con colleghi anche meno famosi. Insopportabili, cioè il comportamento, egocentrismo, insomma, io soffro molto questo aspetto dell'essere attore, cioè una cosa che mi disturba moltissimo. Quindi incontrare tre persone finalmente, tre uomini capaci di accogliere, capaci di essere normali, di non avere maschere, di non rappresentarsi, no? È stato sorprendente. La quarta è Massimo Venier, da cui mi aspettavo un regista di commedia, diciamo così, definito. E invece è un cerbero attentissimo, con un carattere molto, insomma, difficile, sa il fatto suo, sa perfettamente e sa anche intervenire tecnicamente sulla recitazione, interviene, ha il montaggio in testa, l'inquadratura, il piano della giornata, preparatissimo, concentratissimo. Insomma, è stato sorprendente, quindi devo dire ho avuto una bellissima accoglienza da parte loro perché appunto mi sono trovata immediatamente nel calore di queste persone. E quindi bellissima esperienza. Per tutti e due, quanto è difficile poi quando sei sul set non ridere in faccia davanti a Aldo Giovanni e Gia? Ma io quando sono di controcampo, cioè quando la macchina è dietro di A me, io sghignarsi. rido. Io rido tranquillamente Io ho perché avuto tanto non penso di solo. disturbare, perché comunque se mi fa ridere, mi fa ridere e non entra in scena. Quando sono inquadrata, ovviamente evito perché, anzi, il fatto di ridere dentro mi aiuta perché mi dà energia, quindi sì, però di spalle rido. Io ho avuto difficoltà in una scena in particolare perché non mi era capitato prima, nel senso che ero riuscita comunque sempre a fare le cose tranquillamente, eccetera. Poi nella scena tra me e Giacomo a letto, quando lui dice Bormio, non sono riuscita ad andare avanti. Due, tre, abbiamo fatto molte volte perché si vedeva dall'occhio che ridevo, cioè, e sai che un po' cioè, il furir si chiama, no? Quando tu cominci a ridere su una cosa, sai che quando arriva, purtroppo ti Sì, c'è ricapiterà, la c'è la ridarella. ridarella, è tremendo questa cosa. E ormai capitava anche a lui, quindi insomma, lì abbiamo avuto un po', la prima volta che mi è capitato, ho avuto molte difficoltà. Di prima con Massimo Venier parlavamo del fatto che sono passati 25 anni dal primo film di Aldo Giovanni e Giacomo, eppure stanno passando anche un'altra generazione. Qual è il loro segreto secondo voi? Perché poi sono moderni, eterni, no? Sì, Sono senza tempo. ma forse intanto hanno l'aiuto di qualcosa che forse fino a 20 anni fa non c'era, che sono questi supporti, Dici diciamo, YouTube, sì, insomma, che YouTube, altrimenti eccetera, sarebbe quindi andato perso. continuano a vivere e continueranno a vivere. Dicevo prima che mio figlio, che è uno che si è completamente disinteressato alla mia carriera, quando gli ho detto che facevo un film di Aldo Giovanni e Giacomo, che non sospettavo minimamente che conoscesse, perché appunto ha 23 anni e non ha visto certamente i corti teatrali e non è uno interessato al cinema, quindi conosceva perfettamente Aldo Giovanni e Giacomo, ma finalmente mamma conti qualcosa. Quindi è È terribile, straordinario. però posso dire. Beh, però è straordinario che No, continuano, per no? carità, Cioè, certo. che le nuove generazioni sappiano tutto di loro,
cioè citino le loro battute, come, cioè noi tra un po' ci dimenticheremo, non noi magari che siamo del mestiere, ma se tu chiedi a un ragazzo di 23 anni chi è Edoardo De Filippo, tra 10 anni non lo saprà, è drammatico, ma secondo me sarà Già non lo così, sanno. già non lo sanno, capito? Se tu gli citi, che ne so, Tina Lattanzi per dire, o Elisa Ma Cegani, che che ne so, Tina ti Pica, dico, poi. sì, non sanno chi sia, Beh, certo. secondo me sapranno chi è Aldo Giovanni Giacomo, sono sicura di questo. Cioè, Lucia, secondo te qual è il segreto? ma allora, Se c'è, poi. io a un certo punto a una cena gli ho chiesto: ma come avete fatto a non montarvi la testa? Perché non è che esistono tanti gruppi che hanno avuto un percorso così lungo, no? E allora io dicevo: ma siete rimasti sani? Come avete fatto? Cioè, a un certo punto quello gli succede qualcosa, quell'altro, cioè, o la vita, o appunto l'ego, non lo so che cosa. Scompensa sempre un po', e anche lì la risposta mi è piaciuta perché non hanno detto: sai, non ci siamo montati la testa perché noi pensiamo che siamo umili. No, hanno detto: chi ti ha detto che non ce la siamo montata a un certo punto? Perché poi la cosa, secondo me, per cui loro effettivamente hanno una grande forza, per quello che diceva lei, che rimanendo sinceri. Probabilmente hanno avuto tutti i loro iter, ma è normale che, cioè voglio dire, è veramente raro incontrare un trio così. E guarda, è raro ed è strapiacevole lavorarci insieme, proprio strapiacevole, proprio una ricchezza. Io la sera che andavo a letto, quando avevamo fatto Addio l'estate, andavo a letto, appoggiavo la faccia sul cuscino e pensavo: non sono felice solo perché ho partecipato a un film che mi piace, sono felice perché ho partecipato a una storia umana di rincontro tra di loro, perché quella era la prima volta che si rincontravano anche con Massimo. Cioè, e tu senti molto questo sul set, senti anche questo aspetto qua. Ecco, Grazie mille. grazie a te. Grazie. Grazie. Grazie.